Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Game. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, schiedate a canali nuovi, lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, non ho fatto accelerazioni, mi sono scordato anche qualche cosina, infatti ieri sera non ho messo poi a fare l'altro cosino che stava qua, quindi tanta roba persa. Allora, andiamoci intanto a caricare questi qui con grande tranquillità. È riniziato, quindi abbiamo perso pure la diamante, mannaggia. No, la diamante abbiamo presa, mi sa quella dopo. C'era una dopo, pensate sì. Ok, intanto ci prendiamo i premi qua, zinco e argento, che ci danno due dinosauri. Bella secco, così siamo contenti. Ok, il dacosauro, va bene. Allora, questi sarebbero da guardare, da mettere a fare. Spero di ricordarmelo, perché sennò mi tiro una capocciata da solo, veramente. Ok, ci hanno regalato un dinosauro col calendario oggi. Che cosa ci hanno regalato? Un... Milodonte, oddio, ma non è un... cosa, come si chiama? Non una moppetta, quelle lì che stanno in montagna. Oddio, ci assomiglia tanto. Ok, leggendario. 500 punticini per il boss. E sono buoni, perché ce ne vuole prima che arriviamo all'altro boss. Allora, abbiamo roba da accelerare gratis, perché ieri ho messo un po' di rubina a fare. Ok. Sempre per pulire, ragazzi. Sto pulendo il più possibile. Ok. Andiamo avanti, andiamo a levare pure l'altro. So che dovrei andare avanti con altri dinosauri più grossi, ma ovviamente devo pulire. Devo pulire assolutamente, ho troppi dinosauri e sto cercando di utilizzare meno dinodollari possibile, quindi sto facendo anche una big fatica. Allora, questi non l'ho accelerati, li dovevo accelerare e infatti penso che questo adesso me lo accelererò con voi. Allora, l'ho accelerato al massimo e non ce l'ha fatta uguale, quindi penso domani ci sarà la cosa gratis per poterlo accelerare e levare, almeno ce lo togliamo di mezzo. Ovviamente abbiamo anche altri dinosauri da mettere a fare. Se non erro c'è pure qualche leggendario importante, interesting, di quelli veloci a 6 ore. Così me lo levo nel pomeriggio e leviamo un altro dinosauro, perché tanto è quello il problema. Sti leggendari il problema, regà, ci mettono veramente troppo a fasse e c'hanno veramente una quintalata. Allora, lo Ianosauro è quello a 6 ore, quindi lo metto a fare immediatamente. Così ce lo leviamo e poi controlliamo altro dopo. Allora, la ovviamente missione principale, questa maledetta, non riuscirò a portarla ancora avanti, perché gli acquarici sono proprio quelli di cui ho pochi doppioni. Raccogliamo la bustina dell'evento, quello mondiale Furia, che dovrebbe darci un leggendario buono, oppure dei rarissimi, oppure dei rari, oppure della tristezza cosmica. Allora, la maggior parte sono assoluto cerato, perché potrebbe servirci per qualcosa. Dai, raccogli. Prendiamoci la robina, un po' di DNA fatto da tutto il mondo, grazie. Mangia piante preistorici, ok, già vedo un raro, e va bene, atrocoritosauro, che potrò vendere al negozio con grande amore. 520 GV non mi fanno schifo, per carità, anzi. Ok, proseguiamo, andiamoci a prendere la robina qua. Guarda un annuncio, perché ripeto, ieri non mi dava neanche gli annunci ieri sera, è una cosa pazzesca. Ok, una ricompensa sbloccata nel pass. Ci prendiamo la bustina 24 ore, che sono altri dinodollari, e voilà. Ok, 260 GV. E si prosegue con, ovviamente, 2500 ambre. E andiamo a 29.000, molto bene. Un bel DNA, grazie. Ovviamente qua ci sarebbero altri robini e i bronzo, ok. Allora, vediamo un po' se abbiamo altra roba sbloccabile. Questa è facile da fare, superficie, poi la facciamo. Raccogliamoci la roba giornaliera. Vai così, va bene. E si prosegue con i GV. Tanta robina per noi. Che mi raccontate, raga? Intanto mi vado a prendere l'altra bustina. Ed ecco la seconda bustina misterioso VIP per noi. Oh, dei dinodollari, grazie. Mi piacciono. Allora, si è ricaricata anche la cosina, quella per fare i fusion istantanei, che sta qua dietro. Dov'è? Eccola qua, quindi ce l'abbiamo carica, se ci dovesse servire per qualcosa di grosso lo possiamo fare. Tanto fammi prendere pure tutta sta roba, se no rimane là e non la potenziamo. Ma pronto per potenziare quello con la ciccia? No, pronto per potenziare quello del DNA. Ok, quindi questa adesso darà più DNA, buono. E questa domani si potenzia, va bene. Allora, voglio andare un attimo di là a recuperare questo. Qua si sta allargando. Piano piano. Grazie. Molto contento di questa cosa. Qua ci sono dei punticini 150 che si vanno ad aggiungere. Buoni. E se torna indietro. Ok.
Allora andiamo a prenderci tutti i soldini, la più quantità possibile che possiamo. Vai così. Voilà, tanta roba. Guardate tutte le strutture che ci danno d'indi. Che piange. Siamo a 40 milioni per la prima volta in pratica. Ma è difficile arrivarci. Piano piano ci arriverò. E poi quando toccheranno a fare gli eventi, quelli da 10 milioni l'uno, me li farò sicuramente, ragazzi. Datemi un attimo di tempo. Lo so, anzi, sto andando pure molto veloce da quello che mi avete detto. Quindi abbiate pazienza. Ce la facciamo. Allora, ovviamente dobbiamo continuare le nostre battaglie. Questa parte tra due giorni, quindi non ce ne frega niente. Allora, mi sono anticipato questa GV e un evento, questo qua è single, quindi non l'ho fatto. Mi sono fatto un'altra battaglia di guardiani della foresta, così oggi ci prendiamo pure questa bella bustinina dove ci sono guardiani della foresta, che ci darà pure dei buoni GV probabilmente. E mi avete detto che tra qualche giorno partirà un tour nuovo. Vediamo un po' dove sta il tour nuovo, voglio vederlo. E non me lo fa vedere. Che dovrebbe dare l'Indominus Rex. Però non lo vedo neanche nella lista. Che dovrebbe essere questo qua? Preservazione dei predatori? No. Perché se dovrebbe già vedere da qua. Nuovo sfidante Charlin. Squadi la terra. Non mi sembra che arriva mo, ma arriverà la prossima settimana? Ok. Allora, direi di cominciare a farci le nostre cosine. Una bella ricompensa argento. Cominciamo subito con Sottomarini. Ok, qua abbiamo un Bagulites che ovviamente è debole ai superficie. Quindi ci portiamo un superficie medio. A parte che basta pure un Mosasauro e questo schioppa. Sono abbastanza bassi. Poi contro un superficie la tartaruga dovrebbe bastare anche una cosa del genere. E poi l'oftalmosauro è una conchiglietta ed è debole ovviamente a grotto. Tu codo. Dai, ci ributtiamo subito giù. Tanto i dino non ci mancano. Ce li abbiamo. Casomai mi rifaccio un'altra girosfera di quelle che abbiamo fatto ieri. Sperando che vada bene uguale. Perché ieri è andata con il minimo spreco. Ok. 380. Ovviamente non muore a secco. Quindi facciamo un pass. Siamo belli carichi. Dai. Ok. Due attacchi. Quindi rimane con noi il nostro avversario. Brutta scelta hai fatto. Ok. Vai Mosasauro, fagli vedere chi comanda sotto i mari. Oncopristis. Ok. Due attacchi sulla nostra faccia. Diretti proprio. Va bene. Quindi non ha difese? Due attacchi e va giù così. Ciao. Arrivederci. Voilà, portato a casa anche lui. Poi l'oftalmosauro, poverino, farà una brutta fine anche lui. Ha messo tutto in difesa e noi attacchiamo tutto. Voilà. Vabbè, ho messo i dinosauri molto più alti, così almeno lo levavamo subito questo evento. Tanto è bello sciallo. E poi abbiamo tantissimi sottomarini e pochissimi eventi marini. Gli stegosauro ormai li sto vendendo, li sto scambiando per GV più che altro. Così saliamo velocemente per le altre bustine oro puro. Ok, anche perché i dollari ce l'abbiamo, i soldi ce l'abbiamo. Usarlo per altro mi pare abbastanza inutile. Battaglia. Eventi. Mostri degli abissi. Eccolo qua. Con mod. Ok. Il nemico non ha mod, sembrerebbe. Vabbè, ma è bassissimo questo evento. È facilissimo. Ok. Più semplice non potevano fare. Oggi è giornata di eventi facili. Allora, ovviamente contro quello è forte la tartaruga. La nostra tartaruga è molto più forte di lui in pratica in quella maniera. Però se metto questo in pratica lo massacro, quindi facciamo così, protostega. Questi sono bassi di vita di tantissimo. Cioè questo in pratica lo elimino con il Rizodus. E mi porto a sto punto qualcos'altro di basso. E porto un Geosauro. Poi gli mettiamo... Ah, che poi è da 3 milioni questo evento. Mortacci stracci. Allora, facciamo una bella cosa. Non andiamo a consumare iper roba, perché tanto qua potenziamo adesso.
Ferita condivisa. Che cosa fa ferita condivisa? Riduce il 15% di tutte le creature della squadra avversaria per l'intera durata della battaglia. Che è una comune. Quindi va bene. Ferita va a ridurre l'intera durata della battaglia. Riduce del 20% i PS della creatura avversaria. Riduciamo ancora. E ovviamente possiamo anche aumentare la nostra. Ok, vai. Belli cattivi. Olè. Abbassiamo la vita del nostro avversario di un po', del 20%. Sopportazione a tutti. Forse ho fatto un piccolo errore di calcolo perché questo potevo metterlo in up. Facciamo subito. Changing. Vediamo un po' il nostro avversario cosa fa. Attacca secco. Ok. Niente. Tutti molto aggressivi. Quelli sottomarini sono sempre aggressivi. Sa perché? C'hanno questa grinta importante. Voilà. 179 di vita, 192. Mi sa che Protostega potrebbe morire con due attacchi, ovviamente. Mi sa che gli si leva pure il bonus. No, sembra che è rimasto la riduzione. E se gli ha pure un'altra riduzione, ti è. E questo vuol dire che con un colpo lo uccido. Mi dispiace per lui. Ok. Voilà. Altra riduzione. No, perché è già stata usata. È un utilizzo solo, quindi. Ah, ok. Vabbè, abbiamo vinto uguale comunque. Non è un problema. Devastati. Sbra. 3 milioni pagati per sperare di prendere qualcosa di buono. Vediamo cosa ci danno. Ok. Gira la ruota con grande felicità. Wow. La bustina. Mutamenti climatici. 500 DNA ciccio, 500 DNA e un archeoterio rarissimo. Siamo a 100.000 di DNA. 160 GV e so buoni in più che non dovevamo avere in pratica, quindi ce l'abbiamo, tanta roba. E continuiamo a sbloccare scontro fra titani. Ce ne vorrà per arrivare a scontro fra titani. Allora, queste qua sono quelle da 10.000, giusto? 10 milioni, quindi non si possono fare. Anche se in realtà potrei, però sono tutte a pochi giorni. No, vabbè. Cambio collezionista. Monkey Dactyl potrei pure farlo. Però per che cosa? Che bustina ci dà? Una bustina da 1250. E sinceramente non è che mi ispira tantissimo. Anche perché ci potrebbe dal Dacosauro, che è una cosa inutile per tutti quei soldi. Mi pare veramente eccessiva. Bah, vabbè. Allora, possiamo andarci a fare. Peccato pure questo Pantera era buono. Qualsiasi creatura Dino Dollari. Questo mi sembra che era Ghiozzo d'evento. Lotta per i fondi. Potremmo iniziarcelo. Oppure andiamo direttamente a farci la cosetta e questo me lo tengo per dopo. Ma sì, potrei pure far così. Allora, facciamoci l'altra girosfera. Tour dei potenti erbivori di nuovo. Dura ancora per 5 giorni e possiamo trovare un'Eolambia col 7% di chance, molto poca, però la bustina è molto cicciotta, sinceramente. E se ci capita ci ridà pure i Dino Dollari, perché poi dopo facciamo lo buvo. Allora, vai, inizio, 150. Mi hai detto che quella dell'Indominus addirittura è da veramente tantissimi dindi. Tosto. Allora, partiamo di Stegouro. Poi ci portiamo un tiranno titano, perché i carnivori quest'altra me ne porto due. Potrei mettere un bellissimo perizinosauro perché è tancoso. Amfibi zero, quindi anchilosauro. E per ultimo un carnivoro. Cazzarola, non mi ha dato carnivori, mi ha dato tutti erbivori. Di nuovo con un carnivoro solo. Porca miseria. Perché tanto il volante non serve. Sono per la maggior parte erbivori. In realtà. Vabbè. Vediamo un po' se riesco a fare come l'altra volta. Oppure se perdo malissimo. Allora, partiamo dal presupposto che la prima sono due volanti e un carnivoro. Quindi i volanti ipoteticamente li one shottiamo con grande tranquillità. Il problema è quando ci arriva il carnivoro contro. Beh, un anfibio forse era carino. Forse ci stava un anfibio qua, eh. Allora, andiamo subito cattivissimi. Quindi, anchilosauro.
Il carnivoro me lo devo portare per eliminare il litroneace. E l'anchilo. Quindi proprio tutto il peggio del peggio. Vai. Vediamo un po' cosa combiniamo. Non muore, no. Dai, per pochissimo. Che cattiveria sto gioco. Allora, ricordiamo che lui fa 1-1 di solito. E fa scambio e un armor dovrebbe fare. Attacca 1. Wow, ha fatto un'opera diversa. Ok. E noi facciamo la stessa cosa. Uno e uno da parte. Ok. Adesso il Geosternberg dovrebbe fare 1-1. Perché non c'ha il change e non c'ha l'attacco disponibile. Infatti ha fatto 1-1. Io azzarderei immediatamente un change importante. Ricordiamo che ha fatto 1-1. Quindi con 3 lo elimino. Ok, buttato giù. Perizinosauro Gen 2. Va bene. 4 attacchi. No, c'ha 4 attacchi, porca miseria. Va bene, ha attaccato 3. E noi lo eliminiamo. Fatto bene a sprecare il Perizinosauro Gen 2. Perché comunque è un tanchino. Leggero, ma è un tanchino. Ok. Voilà, 2. Tupuxuara, Bagesauro e Australotitano. Allora, il primo è un volante. Quindi lui farà un change. No, non lo farà il change, non gli conviene. Dovrebbe fare change erbivoro. Però c'hanno tutti pochissima vita stavolta i suoi. Bello. E allora gli facciamo fare il change, lo traiamo in trappola. Oppure andiamo secchissimi, però non l'ammazziamo, quindi secondo me faccio così. Mi porto un carnivoro lo stesso e anch'io. Ok. Vediamo quando mi servirà a curare. Tanto mi servirà sicuramente curare. Allora uno da parte. Ovviamente lui farà change. Vediamo un po'. Un change attacco? No. 1-1 quindi ha fatto. Un armor e un pass. Quindi con due attacchi lo uccido io. Attacchiamo 3. Tupuxuara va giù. Quindi adesso Bughe può attaccarmi 3. E mi uccide probabilmente. Yes. Perizino è andato. Va bene. Il problema è che noi ci è capitato il carnivoro in prima linea. È andata un po' male. Allora, con due attacchi io questo lo elimino. Potrei fare pure così. Che è uno sbaglio, però forse mi conviene. È un 3. Vediamo un po' se attacca 3. Attacca 3 il maledetto. Ok. E noi ti eliminiamo. Voilà. Allora, per ora ci sta andando bene, però stiamo calando tutte le unità di vita, quindi sarà un problema dopo. Ok, allora combatti. La terza era tutti e 3 erbivori, già lo sapevamo perché ce lo ricordavamo. Gestisci squadra, voglio vedere quanto mi costa cambiare il Terizinosauro Gen 2. Curarlo mi costa 200. Cambiarlo abbiamo detto 400, vero? Perché io volevo prendermi un carnivoro. Sinceramente. Però. Allora, io potrei anche sacrificarmi un erbivoro e poi fare una cura. Perché sì, questi sono erbivori, ma sono 3. Mi possono smontare con grande tranquillità. Quindi io potrei sacrificare uno. Oppure potrei riprendermi il terizino e andare. Io penso lo farò dopo, però. Proviamo, vediamo un po' che succede. Stegnosauro, perché comunque hanno tantissimo attacco, sti maledetti, nonostante.
Sono erbivori depotenziati. Hanno tantissimo attacco. Quindi uno riesco a eliminarlo. Poi lui mi attacca a due. Se vuole attaccarmi due, mi fa 1400 quasi. Non attacca, fortunatamente. Fa uno e un pass. Però se io adesso attacco due, poi dopo tiranno di Tano va giù. E lo devo rialzare. Però mi conviene. Meglio perderne uno che perderne due di dinosauri. Allora, lui attacca 4. Oddio, no, ha messo 2 da parte. Niente. Tiranno di Tano, muore adesso. Me lo dovrò rialzare per forza. Questo lo buttiamo giù. Quindi fino a mo me ne sono morti 2. Ancora non ho pagato niente, ma tanto adesso dovrò farlo per forza se voglio arrivare alla fine della battaglia. Perché se no, senza pagare niente, mi ferma la prima bustina. Allora, la problematica nostra è una soltanto. Mi devo rialzare il carnivoro, per forza di cose. Il gestisci squadra, che poi non è detto manco che me basta come logica, Mi sa che siamo nei guai uguale. Cura. Ok, mi sono riportato il tiranno. Allora, sappiamo che il tiranno forse non ce la fa a one shottarlo, perché mi sembra che è 2005. Poi erbivoro e ovviamente altro erbivoro, i più grandi che ho. E se no mi porto quello normale. Ma qua sto rischiando tanto, perché siamo alla penultima. Ok, diciamo che il primo va giù. Molto a secco. Ok, Aramburgiana. Aramburgiania, scusami. Scusami di aver storpiato il nome. No, ma ammazza, porca zozza. Non mi ha attaccato. Fermi che non mi ha attaccato. Potrei sacrificare lui. Lo stegouro. Potrei sacrificare lo stegouro. No, ha messo da parte 2. Niente. Ho fatto una grandissima cavolata. Ho fatto un'enorme cavolata. Attacca 3. Quindi c'ha uno in difesa, mi sa. No, ha fatto un change. No, non c'ha uno in difesa. Eh sì, invece c'ha uno in difesa. Allora, il maledetto c'ha uno in difesa. Che diamine, non lo elimino. No, l'ha passato. Niente, ci muore il tiranno. Ci muore il tiranno, raga. No, non ha passato. Ok, però muore uguale. Sto nei guai. Devo ripiarmele per l'ennesima volta il tiranno. Voglio portarmi a casa l'ultima. E non so come fate, raga. Comunque avete una capacità di gioco fantastica. Mi dovete imparare. Dovete insegnare. Perché pure il ragazzo di ieri che ho letto nei commenti, che aveva fatto tutto senza pagare e senza rimettere in vita niente. Raga, c'è qualcosa che non mi torna. Perché c'ho un uno di meno? Perché c'ho il blocco? Perché c'ho un blocco? È impossibile farlo così. Ma io non l'ho fatto. Non ci sono arrivato a quello col blocco. Prima non c'era sto blocco. Ok, adesso ho una brutta sensazione. Mi sa che questa la perdo perché non posso farci niente a questo. Gestisci squadra, oh, me lo riprendo. Mi sa che devo portarmi un anfibio. Oddio, ma non mi ricordavo che erano solo 2 unità. Cioè io la battaglia di ieri l'ho fatta con 2 unità. Ah no, vedi, vaffanbeccolo. E dai. Era un blocco perché non ce l'avevo il terzo da mettere. Che paura. Allora, la situazione è questa. Metricantosauro è un carnivoro molto più cicciotto del mio. Però ricordiamo che siamo all'ultima fase. Quindi ipoteticamente, anche se sacrifichiamo dinosauri, è vinta, ok? Allora, partiamo col presupposto che lui non mi attacca subito. Sperando, se no siamo rovinati. Lui farà 1-1.
Ok, hai rifatto quel benedetto 1-1. Quindi, ipoteticamente, 1, 2, 3. Ok, no, dai. No, vabbè, ha cambiato logica, dai. Non è giusta sta cosa, però, dai. Dai, raga, il gioco ha cambiato logica di nuovo. Non c'ha senso. Ha cambiato il modo di fa. E 2-1. Vabbè, quello dopo non ci avrà bonus, però. Madonna, no, vabbè, abbiamo perso, raga. Ma c'è qualcosa di diverso dalla volta passata. Io non ho combattuto contro un terizinosauro Gen 2. Non mi sembra proprio. Attacco tutto, ti elimino. C'hai 8000 di vita. Pure un 6 quest'altro. Beh, deve attaccare parecchio. No, questa la potremmo pure vincere. Non ne sono sicurissimo. Ci proviamo. Ok, non ha difeso niente, perfetto. Madonna, che paura. Che paura, davvero. Però non usati di 1 dollari. Erbivori potenti. 2500 DNA. 491.000. Mi è riuscito il tiro terizinosauro Gen 2. Niente di buono. 1300 GV però sono buonissimi. Sono buonissimi. Per un po' di GV questa sarebbe da fare ripetizione a bestia. Pure se uno spende 150 più 200 su 350, 550. Cioè ogni volta che ne faccio questo faccio 550 di 1 dollari, ma prendo 1300 più dinosauro più 2500 DNA più quello che capita. Sinceramente secondo me non è male. Io me le ricaricherei pure domani un'altra di queste. Secondo me. Allora, questo vabbè me lo faccio poi in off, così mi riprendo un po' di dino dollari. Ecco, ci siamo dimenticati. Guardiani della foresta. Oh, cavolo. È grossa questa. Cavolo, me la stavo a dimenticare. Allora, così aumentiamo ancora di GV. Tra un po' arriviamo di nuovo a 10.000. Che bello, oro puro. Allora, Medrialong, Trobiocottero di Merfodonte. Ah, io ho solo erbivori. E allora ci devo andare bestiale. Allora, sapete che faccio? Fermi un attimo. C'è doppio carnivoro loro. 400, 50% su 300 e lui è 800. In realtà potrei andarci pure basso, però c'ho una paura. Sapete, è che c'hanno poca vita, c'hanno pochissima vita. Secondo me posso andarci pure basso, provo a farla basso, basso. Nel senso, senza il monostegotopo, lo facciamo col Werosauro e con il Borealopelta. E con il bellissimo solitario di Rodriguez, che è erbivoro. Quindi ci va a pennello qua. Ok. Vai così, vediamo un po' cosa succede. Tanto ci attacca a 2. Nessun problema. Voilà. 3 da parte. Tanto è bot, quindi il solitario di Rodriguez lo conterà sempre come una vita normale. Oh, ha attaccato uno invece che due stavolta. Interesting, ha giocato difensivo. Allora, con 3-4 io lo dovrei uccidere. E poi un armor per salvarlo, perché sicuramente attaccherà. Ha dato uno in più a quello dopo, al tropecoptero. Quindi c'ha 3 attacchi completi con il carnivoro, quindi praticamente col carnivoro mi ammazza. 7, no, non mi uccide, però non mi ha manco attaccato. Quindi bene per noi. Abbiamo il tempo di ritornare al solitario di Rodriguez. Sacrificare il povero solitario di Rodriguez, perché è un sacrificio. Ok. Attacca quel bel 5, ti prego. Ha attaccato 4, niente, si mantiene sempre uno in difesa. Prudenti oggi sono. Ok, Werosauro. 1, 2, 3, 4. Anche se sicuramente farà il pass. Io carico perché tanto c'ho il Borealopelta. Non ha fatto il pass stavolta. Madonna, per fortuna che vado sempre sul pessimismo io. Ok, Werosauro non me l'ha attaccato, quindi in pratica abbiamo vinto, perché è andato prudente di nuovo. Voilà. E ci portiamo a casa anche l'evento.
Questo qui. Era un evento che era 2 o 3 giorni, mi sembra, 2 giorni forse. Livello completato, guardiani della foresta, vedo già un dinosauro tristissimo, però la bustina da 1250 dovrebbe dare buoni GV. Natro stegosauro da sacrificare per GV, quindi domani penso che staremo già a 8000 probabilmente, domani abbiamo di nuovo oro puro. Dai, anche domani abbiamo oro puro per noi. Tanta roba ragazzi, tanta roba. Allora mi vado a prendere la robina qua, ok. Qua si sono ricaricati pure in parte dinosauri che prima non erano carichi. Gnam. E quindi ritorniamo a noi. Allora, ragazzi, abbiamo fatto una puntata abbastanza carica uguale. Una girosfera sempre di quelle lì. Vedo che ci sta qualche offerta. Vorrei vedere che offerte sono. No, grazie. E ovviamente qua ci sarà lo scambio nuovo. Vediamo un po'. Ci abbiamo Orpanda, che sarebbe carino averlo. Ailurarcto. E per averlo però dovremmo avere altri due di questi dinosauri che non c'ho. Andreosarco non ce l'ho. Neanche da fare al 10. E questo invece Luintario non ce l'ho. C'ho quell'altro. E l'altro è uguale, non ce l'ho. Manco a volerlo. Il titano boa, vabbè, ce l'abbiamo. Non lo sblocca, quindi non ha senso farlo. Pantera, questo sbloccherebbe, però ci vogliono dei dinosauri assurdi. Ok? Allora, codice 19 Owen, ciaone. Allora ragazzi, questa era la puntata di oggi, spero vi sia piaciuta, è andata abbastanza cicciotta, abbiamo sprecato 500 dino dollari, niente di eccezionale, però siamo già di nuovo a 7300 GV, quindi tantissima roba, e niente, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game, qua sotto i commenti, vi ricevo un cuoricino e continuate a darmi consigli perché vi leggo ragazzi, vi leggo.